Ciao a tutti ragazzi, io sono Mondo Zero e benvenuti in questo quinto episodio del montaggio della F2004 di Michael Schumacher. E quindi, sigla! E quindi eccoci tornati. Appunto come detto prima della sigla, benvenuti in questo quinto episodio della serie del montaggio della F2004 di Michael Schumacher. In questo quinto episodio andremo a montare sì delle componentistiche nuove, ma andremo anche ad assemblare già i componenti realizzati nel video precedente nel telaio principale, anche perché appunto andremo a completarli per poi essere fissati in attesa ovviamente dell'utilizzo. I componenti nuovi che andremo a realizzare in questo video ovviamente saranno più che altro interessati nella parte anteriore del modello, questo perché negli episodi precedenti abbiamo già visto come costruire il motore, la parte posteriore della meccanica, ovviamente tutte le parti di trasmissione che portano il movimento del motore alla meccanica principale del differenziale. Ma adesso vado alle ciance e vi lascio al video. Ok, cominciamo con l'andare ad aprire i nuovi componenti che vedremo in questo video. Ovviamente in questo video andremo a completare, diciamo, l'impianto frenante della nostra F2004 e poi ovviamente andremo a realizzare l'impianto dello sterzo. In questo caso ovviamente nella confezione sono compresi già ovviamente tutti i pezzi che ci servono per completare il freno a disco della nostra auto. In questo caso il freno a disco fornito inizialmente per la versione base è in plastica. Ovviamente per completare la collezione all'epoca si acquistavano anche degli upgrade per aiutare la nostra auto anche ad essere più performante durante le gare. In questo caso io il freno a disco in plastica non lo monto, ma andrò a montare direttamente questo qua in metallo. Ovviamente andremo a sostituire anche le due piastre frenanti, in questo caso le due piastre del freno, che ovviamente sono modificate rispetto a quelle per quelle in plastica. Prima però di montare il freno non ci resta che montare l'asse principale, quella che verrà collegata al motore, nel telaio. In questo caso andiamo a utilizzare le due viti che erano già fornite nel telaio upgrade, quindi quelle con la testa svasata. Ovviamente con un braccialetto a croce li andiamo a stringere. Prima di montare l'impianto frenante nel telaio dobbiamo andare a cambiare le pasticche del freno. In questo caso il procedimento non cambia di molto, bisogna mettere le due nuove piastrine in metallo e poi queste due che non sono in gomma ma sono comunque di un materiale adatto per andare a contatto col metallo e frenare l'auto. In questo caso voi vedete che io le ho messe così, ma nelle istruzioni è consigliato di incollarle con due gocce di attack in modo tale da non farle muovere durante la frenata. Ovviamente è un procedimento che ho fatto successivamente. Prima di montare andiamo a mettere il cuscinetto, che in questo caso aiuterà la nostra assa a muoversi in maniera libera senza avere troppi sfregamenti con la plastica ed evita anche l'usura del metallo. Ovviamente con un dito la teniamo e poi andiamo ad avvitare anche questa con le viti svasate già date nella confezione del telaio upgrade. Perfetto. Adesso prendiamo il disco in metallo, inseriamo ovviamente anche il bloccadisco che in questo caso aiuterà a bloccare il disco in metallo nell'asse principale e una volta inserito il tutto non ci resta che stringere con la chiave a brugola, ovviamente la brugola di fissaggio. Adesso con un cacciavite possiamo stringere le pasticche, qui non dobbiamo serrarle del tutto ma dobbiamo bloccarle fino a quando il disco non sfiora le pasticche interne, lì ci possiamo fermare. Ovviamente per una regolazione migliore poi se ne parlerà quando l'auto verrà messa in movimento, quindi avremo tutti, diciamo, i bilanciamenti fatti bene, ovviamente anche il motore che dà la giusta spinta per muovere il tutto. E lì regoleremo il tutto in maniera perfetta. Ok, adesso non ci resta che prendere la cinghia principale, anche qui in questo caso come ho fatto anche nel radiotreno ho preso già la cinghia quella rinforzata, quella già fornita nelle uscite upgrade. Ovviamente possiamo decidere noi se montare una o l'altra, l'importante è che poi in caso poi di una possibile gara o di una possibile competizione se vogliamo la possiamo anche cambiare. Comunque le cinghie rinforzate ovviamente sono più resistenti perché sono all'interno hanno un'anima di rinforzo che le rende più elastiche e più resistenti. Una volta che la cinghia è montata non ci resta che avvitare il freno nel telaio, così abbiamo completato questo procedimento.
Per completare il tutto e per rendere il tutto più resistente non ci resta che mettere questi due tiranti, uno nel lato destro, l'altro nel lato sinistro. Ovviamente sono tiranti che tendono a far stare il tutto più stabile, non hanno una funzione particolare, anche perché poi il motore stesso verrà agganciato al telaio nei video successivi con tre viti, quindi queste qua sono più che altro per rendere il tutto più resistente e ovviamente anche poi per ospitare la carrozzeria. Avviamo il tutto con le viti in dotazione e adesso possiamo costruire i componenti dello sterzo. Per cominciare apriamo la prima uscita dei componenti dello sterzo. In questo caso ovviamente vengono forniti queste leve per servomotori da assemblare una con l'altra. Abbiamo la leva principale, che è quella appunto dove andremo a collegare queste due levette laterali che poi verranno collegate al telaio. Per collegare è molto semplice, bisogna mettere due rondelline in plastica che ovviamente fungeranno da cuscinetto, comunque da rondellina, che permetterà al tutto di muoversi anche se la vite è bella stretta, e poi possiamo mettere la vite. Ovviamente qui possiamo stringerla del tutto, tranne tanto avremmo comunque il cuscinetto, che è la rondella che aiuterà nel tutto a muoversi con semplicità e fluidità. Adesso da quel lato non ci resta che mettere questa sfera filettata. Per avvitarla bisogna mettere un po' di forza, anche perché il buco è fatto appositamente preciso per evitare che la filettatura sia troppo lenta. Ovviamente stringiamola fino a quando non arriva a fine corsa. Una volta completato questo procedimento non ci resta che cominciare ad assemblare l'altra levetta. Il procedimento è praticamente lo stesso, dobbiamo mettere la rondellina in plastica, poi la vite e ovviamente avvitiamo il tutto. Anche qui possiamo stringerla senza problemi. Poggiamoci sul piano per darci più forza nel fissaggio. Una volta fissato il tutto, prendiamo questa rondella spessorata in plastica, la allarghiamo leggermente piano con cacciavite italiano o cacciavite a taglio e poi la inseriamo nella levetta del servo che è preparata per far alloggiare questa rondella. Dopodiché prendiamo l'ultima levetta a disposizione, mettiamo anche qui un micro cuscinetto in plastica, comunque sia questa rondellina che dà spessore, e poi avvitiamo questo perno, che non è altro che un'altra sfera filettata, però stavolta in ottone per essere più resistente. La stringiamo per bene con la pinza e poi possiamo mettere la levetta nella rondella spessorata, che andrà ad incastro nel tutto. Una volta assemblato il tutto non ci resta che montarlo nel telaio principale. In questo caso utilizzeremo i due perni che abbiamo praticamente montato nei primi video. Inseriamo le due levette, quella con la rondellina in ottone e l'altra, e il procedimento dello sterzo è quasi completato, anche perché ancora dobbiamo andare ad assemblare i due tiranti dello sterzo, quello che poi verranno appunto collegati alle ruote e che permetteranno al tutto di muoversi. Per prima cosa però dobbiamo estrarre le levette, mettere queste due spessori in plastica che rialzeranno il meccanismo di all'incirca un centimetro e due, e poi non ci resta che assemblare i tiranti dello sterzo. Prendiamo gli Uniball in plastica e con una pinza prendiamo il perno, che poi ovviamente verrà stretto con l'Uniball. In questo caso inizialmente possiamo abbinare il tutto fino all'incirca a metà filettatura. Ovviamente anche lo stesso procedimento va fatto dell'altro lato con un altro Uniball. Poi procuriamoci una riga o comunque una squadra e andiamo a prendere la misura. Considerate che la distanza tra un unibo e l'altro deve essere all'incirca di 12 mm. Ovviamente la regolazione verrà fatta meglio una volta montato il tutto e montate le ruote. Ovviamente in questo caso, una volta prese le misure, non ci resta che stringere o allargarli il tutto se magari sono più stretti, e riprendiamo di nuovo la misura fino a quando non arriviamo a 12 mm. Comunque 12 mm di misura sono praticamente la misura ottimale per una regolazione perfetta. Ovviamente, come ho detto prima, regoleremo il tutto una volta montate le ruote. Adesso non ci resta che incastrare le Uniball in plastica nelle sfere filettate e così abbiamo completato l'impianto frenante, che però ovviamente va temporaneamente e parzialmente fissato al telaio principale. Questo è il video e i procedimenti completati.
quindi il video finisce qua. Come avete visto, i componenti meccanici che abbiamo montato non sono soltanto delle novità per il nostro modello, ma sono anche i componenti meccanici, anche come detto prima del video, che abbiamo già cominciato a realizzare negli episodi precedenti. Anche perché più o meno dalle uscite prossime in poi andremo a vedere sì come andare ad assemblare nuovi componenti, ma anche come andare ad aggiungere al telaio già componenti esistenti che abbiamo montato e realizzato negli episodi precedenti. Anche perché siamo già comunque all'uscita numero 36, siamo all'incirca quasi a metà collezione, diciamo standard, della forma base del modello. Anche perché ricordiamo che questa collezione ha comunque delle uscite dalla 78 in poi fino alla numero 100 come upgrade del modello, quindi magari pezzi che la forma base, per così dire, ha in plastica, abbiamo poi l'upgrade in metallo, ma quello più che altro è da montare poi per gare oppure per fare delle competizioni importanti con il nostro modello. Tant'è che infatti durante i video, anche come detto negli episodi precedenti, vedrete sì il montaggio del pezzo standard, ma poi nel video successivo, o anche perché no, nello stesso, il montaggio del pezzo upgrade, quindi del pezzo migliore, più leggero, o invece di essere in plastica o in metallo, comunque o rinforzato. Questo poi dipenderà dalle varie differenze e dai vari utilizzi dei componenti. Comunque, come avete visto, in questo video siamo andati a realizzare già la parte, diciamo, che va a raffigurare lo sterzo della nostra F2004 da Formula 1. Questo perché abbiamo già cominciato a collegare le varie levette che poi renderanno possibile il movimento destra e sinistra dello sterzo e delle ruote. Ovviamente ancora non è completo perché non è nemmeno fissato, però comunque si è già per un 40-50% assemblato. E quindi, che dire, io spero che il video vi sia piaciuto. Nei commenti, sempre per qualunque informazione, in descrizione trovate non solo i passaggi che avete visto in questo video, ma anche ovviamente tutti i contatti del ragazzo che vi ha fornito la collezione della F2004 di Michael Schumacher. E quindi, che dire, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate il mi piace, attivate la campanella di notifiche per ricevere tutte le notifiche di tutti i video che escono tutti i mercoledì alle 11 e a volte sabato alle 2 quando finisco ogni progetto. E quindi, ciao!